In tal caso, la custodia dovrebbe essere bagnata all'interno, non all'esterno. Welcome back, guys. Indubbiamente. Inoltre, c'è qualcos'altro di strano in questa custodia. E che cosa? Osserviamo nuovamente la foto della scena del crimine. Il fatto che è vuota, altro non mi viene in mente. I frammenti del vaso sono sparsi a terra. E quindi? Ah, sono stati puliti via? Se la custodia della chitarra fosse stata aperta quando il vaso è caduto, i frammenti dovrebbero trovarsi all'interno, non all'esterno della custodia. Ah! Obiezione, dove vuoi arrivare, Wright? Non so, dimmelo tu, Edgeworth. Sai già tutto, no? Hai già letto il copione. Stai dicendo che la custodia era chiusa quando il vaso è caduto a terra? Tutto qui? Obiezione! No, ripensa bene alle parole della signorina Andrews. Ha dichiarato di non aver toccato nulla oltre al vaso. Sì. Sì, è vero. Non ci ha detto di aver toccato... Non ci ha detto di aver toccato anche la custodia della chitarra? Obiezione, ma questo dettaglio sulla custodia non ha la minima rilevanza ai nostri fini. La chitarra rosso fiammante è stata ritrovata negli studi, non c'entra nulla. Non lo metto in discussione, ma una custodia vuota sembra non avere alcun legame con il nostro caso. Pare che quella custodia non sia importante, in fin dei conti. Allora, signor Wright, vuole che la testimone ci parli ancora della custodia? Ah... È chiaro che è importante se l'ha aperta. È probabilmente lei che l'ha aperta, falla testimoniare. La custodia della chitarra vuota. Credo sia la chiave per risolvere l'enigma. Queste idee azzardate potrebbero venire in mente solo a te, Wright. Spero non sia proprio così azzardata. Bene, sono disposto a fare come dice, per ora. Signorina Andrews, ci parli di questa custodia? Certo, vostro onore. Ok, la custodia della chitarra. Ho un ricordo molto vago, dato che ero a dir poco sconvolta. Credo di aver aperto la custodia dopo aver fatto cadere il vaso. Ma questo è solo un dettaglio marginale, no? Quella custodia era vuota dopo tutto. Perché ho aperto la custodia? Non saprei dirlo neanch'io. Perché ho aperto la custodia, effettivamente? Anche a me sembra un dettaglio del tutto marginale. La difesa ha un vero talento naturale nel far perdere tempo alla corte. A ogni modo vorrei interrogare lo stesso la testimone, se non vi dispiace. Ci dispiace come, right? Ma con te è inutile insistere. Ho un ricordo molto vago, dato che ero a dir poco sconvolta. Ha un vago ricordo anche degli eventi che ha descritto nella sua deposizione? Beh, ecco. Sicura di essere stata lei ad aprire quella custodia? Sembra che stia aspettando che qualcuno le dica se rispondere o meno. Un segno della sua codipendenza? Allora, signorina Andrews? Sì, sono stata io. Credo di aver aperto la custodia dopo aver fatto cadere il vaso. Quindi ha aperto la custodia dopo aver fatto cadere il vaso dal mobile? Sì, forse. Sta già crollando. E cosa l'ha spinta ad aprire quella custodia? Ah? Huh? Il cadavere del signor Corrida era proprio di fronte a lei, non è così? La prima cosa da fare sarebbe stata chiamare i soccorsi, non aprire quella custodia. Non versarsi il succo. Obiezione. Obiezione. Come la testimone ha già dichiarato più volte, quando ha scoperto il cadavere, è rimasta scioccata. Forse ero curiosa di sapere se lì dentro ci fosse la sua chitarra rosso fiammante. Temevo che l'assassino potesse averla rubata. Ma perché interessarsi tanto alla chitarra? Tornando al discorso di prima. Ma questo è solo un dettaglio marginale, no? Quella custodia era vuota, dopo tutto. Era davvero vuota?
Quando ha aperto la custodia, dentro c'era la chitarra? Obiezione! Tu non smetti mai di stupire, right? Come fai a dire una cosa del genere? La chitarra rosso fiammante è stata ritrovata negli studi televisivi. Se tu stessi più attento, il processo durerebbe la metà. Sì, presti più attenzione, signor Wright. Mi scusi. Perché ho aperto la custodia non saprei dirlo neanche io. Questo perché era in stato di shock per aver trovato il cadavere della vittima? Sì, credo di sì. Continuando a incalzarla in questo modo non andrò da nessuna parte. Per farla parlare mi servono delle prove. Prove molto convincenti, se possibile. Coraggio, Phoenix. Dobbiamo continuare a tenerla sotto pressione. Non ho certo intenzione di arrendermi, ma... Sembra sul punto di cedere. È la nostra occasione. Già, se solo avessi un'arma con cui finirla. Sono sicuro che quell'arma si nasconde da qualche parte nel registro processuale. Ho un ricordo molto vago, dato che ero a dir poco sconvolta. Ha bisogno che le dica io perché l'ha fatto. No? Non saprei dirlo neanch'io. Ha bisogno che qualcun altro le dica perché lo ha fatto. Allora, ci ho riflettuto. E anche se non ce l'ho scritto su nessuna prova, mi sembra di ricordare che mi hanno detto più volte che Juan Corrida aveva sempre la chitarra con sé. Quindi... Penso che forse... non è detto che sia così, ma Andrews... considerava la chitarra come un possibile nascondiglio per il biglietto d'addio di Celeste Impax, che alla fine è il motivo per cui si è avvicinata a Juan Corrida, no? Per trovare questo fantomatico biglietto. Quindi, beh, penso che mostrare il rapporto sul suicidio con biglietto d'addio non trovato o Celeste Impax dovrebbe forse aiutarmi. Avrebbe senso, no? È un po' un salto di ragionamento, ma sarebbe di certo un'arma per finirla. A meno che ancora il coltello, in quel senso arma. Però boh, vediamo. Vediamo se è un salto, se il passo è più lungo della gamba. Ah, quanto pare sì. Ah! Forse ho capito. Mi ricordo adesso. Ci sono solo le impronte digitali di Corrida sulla custodia. Quindi non è stata lei ad aprirla. Giusto? Perché ci sono le impronte sul calice, ma non ci sono sulla chitarra. Chiaro, dopo è uscita con il costume e i guanti o whatever, ma... Non ha senso il fatto che non ci sono le sue impronte digitali. Spero che non sia un errore o qualcosa del genere. Credo di aver aperto la custodia dopo aver fatto cadere il vaso. Bam! Ok! È impossibile che sia stata lei ad aprire quella custodia. E perché? Semplice. Perché le uniche impronte trovate sulla custodia sono quelle della vittima. Ah! Cosa c'è, signorina Andrews? Perché avrei dovuto lasciare delle impronte sulla custodia dopo averla toccata? Che razza di domanda è? E se io le dicessi che indossava dei guanti quella sera? Fuck you! Fuck you! C'è il calice! Guanti? Perché avrebbe dovuto indossarli? Era la sera della cerimonia di premiazione. Quindi mi ero vestita bene per l'occasione. Se io ora ricordo, quella sera indossavo un paio di guanti, ne sono sicura. Capisco. Signor Wright, pare che la testimone indossasse dei guanti la sera del delitto. Non ci sono impronte di guanti, però! Non abbiamo stabilito che le impronte di guanti sono una cosa che esiste? Strano! Indossava dei guanti? Non le sembra un po' strano? Perché dovrebbe essere strano? Può dimostrare che quella sera non indossava dei guanti?
Ahom! Calice, vai! Jump! Ecco la prova che voleva! Questo calice! Il calice? Su questo calice le sue impronte digitali sono molto evidenti. Ah! Anche se avesse tolto i guanti al momento di prendere in mano questo calice, perché avrebbe dovuto rimetterseli? Solo per aprire la custodia della chitarra? È questo che mi sembra strano? Ah! Wow! So fast! Ah! Boom! Esplodono e ne ho un altro paio. Awesome. Immagino che costasse di meno fare l'animazione di lei che si rimette gli occhiali che le animazioni che tutti gli sprite di lei senza occhiali. Oh god. Bella, bella scena, mi piace. Signore Andrews, non ha qualche pezzo di vetro inficcato negli occhi? Silenzio, silenzio, silenzio! Questa volta hai fatto centro, Phoenix. Eh? Lo credi davvero? La custodia della chitarra è un elemento essenziale nel nostro caso. Ma è solo una custodia vuota. Ma era vuota anche al momento del delitto? Ma la chitarra! La chitarra rosso fiammante è stata ritrovata agli studi! Phoenix, dovrai lavorare un po' di immaginazione. Nella custodia non c'era la chitarra rosso fiammante. Vuoi dire che dentro c'era una chitarra rosa shocking? Forse no. Oh, Phoenix. Come sei arrivato fin qua, non lo saprò mai. In effetti sarebbe un comportamento a dir poco innaturale. Quindi la testimone non indossava dei guanti, contrariamente... Obiezione! Vostro onore, la difesa sta cercando di portarci di nuovo fuori strada. Vuole farla concentrare su un dettaglio irrilevante, sperando che io non me ne accorga. Obiezione! No, vostro onore, ricordi le parole pronunciate poco fa dalla testimone. Il vaso è caduto sopra la custodia della chitarra. Ciò significa che la custodia era chiusa quando il delitto ha avuto luogo. Tuttavia, nella foto della scena del crimine si vede benissimo che è aperta. Sono convinto che la custodia della chitarra abbia un ruolo chiave nel nostro caso. Obiezione! Se ne sei così sicuro, Wright, non avrai alcuna difficoltà a dimostrare la fondatezza di questa tua ridicola ipotesi. Ti prego, dici cosa ha a che fare questa custodia con il delitto. Può farlo, signor Wright? Supponiamo solo per un momento che in quella custodia non ci fosse la chitarra rosso fiammante. Come sarebbe a dire? C'era forse una chitarra blu elettrico? Obiezione. Stai insinuando che la custodia non fosse vuota? Stai dicendo questo, right? Non l'avrei detto se non fossi in grado di dimostrarlo? Beh, è un bel passo avanti rispetto al solito, ma non hai ancora provato niente. Secondo te cosa c'era in quella custodia al momento del delitto? Oh my god. Celeste Impax. No, ok. No, ma forse il biglietto di Celeste Impax. No, ma pensiamoci per bene. Cosa c'era dentro? Cosa c'era nella custodia al momento del delitto? Ho probabilmente 3 tentativi vedendo quanto mi toglie. Il costume del samurai di Nickel. Potrei provare adesso con il biglietto d'addio, ma è l'unica cosa che ha senso per me. Adesso che ho fatto quel ragionamento, chitarra ce l'ho sempre con sé, biglietto, non so se potrò mai tornare indietro. No, è l'unica cosa che ha senso. Cos'altro potrebbe esserci? Ci provo.
E perché una cosa del genere dovrebbe trovarsi nella custodia di una chitarra? Sì, signor Wright, perché? Beh, era solo un'ipotesi. Avrei una proposta. Perché non metti quell'oggetto al posto del cervello che non hai? Sì, e poi non lo tiri più fuori da lì. Ehi, avrebbero bisogno di una bella camomilla. Credi ancora di poter dimostrare la tua tesi? Puoi provare che la custodia della chitarra non era vuota al momento del delitto? Non l'avrei detto se non avessi... Ok, allora non so che cacchio c'è dentro. Cosa c'è dentro la custodia? È davvero possibile che c'era il costume del samurai di Nickel? Perché al momento... Perché non aveva i guanti? Quindi tecnicamente... Non aveva i guanti prima? Ma è uscita col costume completo, no? Aspetta, fa vedere. Sì, sembrerebbe il costume completo. Io ci provo, poi... Casomai salvo, ma... Avrebbe... Sì, perché... Se è entrata... È entrata e ha lasciato impronte, ma poi è uscita col costume... È che non capisco perché dovrebbe essere lì dentro. Vediamo. Ok, ok, sono curioso di sentirla questa. Sentiamo perché. Ma questo... Questa è una fotografia. Sì, la osservi attentamente, vostro onore. Cosa dovrei osservare? Non serve un genio per capirlo. Sto dicendo che... Dentro la custodia della chitarra c'era in realtà il costume del samurai di Nickel! Cosa? Ok, non se l'aspettava. Io non l'ho capito il perché. Cioè, ha senso, ma non capisco come. Signor Wright, si spieghi meglio! Wright, pensi che la testimone abbia aperto la custodia per prendere un costume? E per quale assurdo motivo? Semplicemente per indossarlo. Non mi sembra un motivo tanto assurdo. La signorina Andrews doveva indossarlo per fuggire senza farsi riconoscere. Non è così, testimone? Questa teoria è inaccettabile. Puoi mostrarci qualcosa in grado di dimostrare la sua validità? Proprio fuori dalla porta c'era una fotografa a caccia di un grande scoop. E alla fine è riuscita a ottenere il suo grande scatto. Intende questa fotografia? Silenzio, silenzio! Pare che ci siamo cacciati in un altro vicolo cieco. Ottimo lavoro, Phoenix. Beh, conosci la mia strategia? Prima parlare e poi pensare. Quindi il vero assassino avrebbe indossato un costume per camuffarsi. Oh. Obiezione. E poi se n'è liberato nella custodia? Un momento, vostro onore. Il costume da samurai di Nickel apparteneva al signor Metangard. Cosa ci faceva un oggetto dell'imputato nella stanza della vittima? E dentro la custodia della chitarra, per giunta? Sì, soprattutto perché nell'immagine che abbiamo visto, Angard stava riposando col suo costume addosso. Quindi... Beh, non è escluso che ce ne siano due, è chiaro, ma... giusto, è un vero mistero. Signor Wright, la corte vorrebbe sentire la sua opinione. Cosa si faceva il costume da samurai di Nickel nella custodia della chitarra? Beh... Era un costume di ricambio, era stato rubato a Angard. Entrambe hanno senso, ma quella che... diciamo, lascia meno dubbi per la colpevolezza di Angard, la prima. Era stato rubato a Angard. Perché era un costume di ricambio, voleva dire che sarebbe potuto essere Angard comunque. Ma era stato rubato, secondo me. Let's go. Penso che fosse stato rubato al signor Angard. Rubato? E per quale motivo? Forse il ladro voleva rovinare l'esibizione del samurai di Nickel. Senza il suo costume, il signor Angard si sarebbe dovuto esibire nudo! Fuck. Oh no.
Obiezione. Presto sarai tu a dover girare nulla per il tribunale. Sarà la tua posizione. Non sto sbavando, vostro onore, mi sto... Come dici? Il signor Angard non si era tolto il costume dopo la cerimonia di premiazione. Fuck, allora era l'altro. Ok. No, non sapevo quanto fosse affidabile sta cosa, visto. Avevo detto che mi sarei fidato di tutti i flashback, ma mi sono dimenticato, mi sono ricordato solo adesso. È che poi Andrews ha già mentito, quindi... Ha mentito? Ha dichiarato di essersi addormentato con quel costume ancora addosso. Non è forse così? Oh, è vero! Ha detto una cosa del genere, no? Proprio come pensavo. Beh, è l'altra allora. Che ne dici di riprovarci, signor Wright? Signor Wright, la corte vorrebbe sentire la sua opinione. Ok, allora era un costume di ricambio. Durante la pausa, prima dell'esibizione, l'imputato non si è tolto il costume. Quindi il costume di cui stiamo parlando doveva essere un costume di ricambio. Cosa? Dunque, sta dicendo che la sera del delitto, all'Hotel Gatewater c'erano due costumi da samurai di nickel? Mm-hmm, esattamente. E secondo lei, perché uno dei due costumi si trovava dentro la custodia? Ciò vorrebbe dire che la vittima stessa aveva portato quel costume di ricambio. Oh! C'era Corrida... Wow, quindi Corrida aveva intenzione di diffamare Angard. Andando vestito come lui alla conferenza. Ma perché? La vittima Juan Corrida era il ninja chitarrone. Perché si sarebbe dovuto portare il costume di ricambio del samurai di nickel? Mi sembra un comportamento del tutto irrazionale. Ecco cosa aveva in mente. Beh, mi fa piacere che almeno non sono lento quanto Phoenix a capire le cose. No, la mia lentezza. Il mio... ritmo, ma... Obiezione! Cosa stai borbottando? Stai forse pensando qualcosa tra te e te come al solito? Come se non esistessimo? Huh? No, stavo solo... Sì, right. Vogliamo una spiegazione. E subito. Perché la vittima aveva con sé il costume di riserva del samurai di nickel? Phoenix, sei sicuro di poterlo spiegare? Riflettici bene prima di parlare. E rispondi con veemenza. Io credo in te. D'accordo, ma è l'ultima chance. Ecco come la penso. La vittima aveva portato il costume di riserva del samurai di nickel all'hotel perché voleva impersonare il samurai di nickel. Ma cosa? La sera del delitto, dopo l'esibizione, il samurai di nickel avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa speciale. Una conferenza stampa? Sì, una conferenza in cui il samurai di nickel avrebbe fatto una confessione. Ne ho sentito parlare anch'io. Per una volta non ti stai inventando le cose, right? Ma ciò che mi sembra strano è che lo stesso signor Angard non sapeva che quella sera avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa. Come può essere? Questo può significare solo una cosa, secondo me. Quella conferenza stampa era stata organizzata dalla vittima, il signor Corrida. E scopriremo i dettagli la prossima volta. Grazie a tutti dell'attenzione!